Noi siamo le tre rappresentanti dell'Associazione Culturale Femminile PESCO, che è l'acronimo Progetto Espressione Comunicazione. E è un'associazione che si occupa un po' di tutto quello che riguarda la cultura del nostro territorio, del Lago Trasimeno, e per quello che riguarda noi, il nostro gruppo cerca di riscoprire, tramandare e conservare quella che è la tradizione artigianale del lavoro femminile. Merletto d'Irlanda e ricamo muro antico. Merletto d'Irlanda ha origine all'isola maggiore nel Lago Trasimeno intorno ai primi del Novecento, è stato introdotto dalla Marchesa Guglielmi che abitava al castello di Isola e insegnato alle isolane. Noi abbiamo avuto la fortuna di conoscere Maria Vittoria Semolesti, che era la maestra isolana, che ci ha insegnato questi punti e all'interno dell'associazione abbiamo cercato di restituirli. Noi l'abbiamo fatto il corso gratuitamente grazie alla Regione una ventina d'anni fa e abbiamo restituito quello che abbiamo appreso alle donne che fanno parte dell'associazione PESCO. Per quello che riguarda il ricamo umbro antico, invece la scuola era Passignano sul Che questo, Trasimeno, no? sempre nei primi del Novecento, le lavoranti erano sia di Tuoro sul Trasimeno che di Passignano sul Trasimeno. E lo abbiamo potuto apprendere da una signorina che aveva frequentato la scuola e che era sopravvissuta, si era mantenuta grazie a questo lavoro una volta che è stata chiusa la scuola, che si chiamava Margherita Biancalana, e ci ha tramandato i punti fondamentali di questo lavoro che a noi piace tantissimo. Questo fiore che è questo Fiore, questo è il fiore? merletto d'Irlanda, viene fatto il petalo, poi viene montato su un filo di acciaio e viene data la forma e poi si forma il fiore che viene appoggiato sulla cannella oppure può essere un centro tavola, può essere una decorazione di una giacca, nei capelli, una bomboniera, quindi può avere mille usi. Questo forse è quello più non facile, ma quello che riscuote più successo Anche più sicuramente. diffuso. Più diffuso. Il lavoro più lungo è quello del merletto d'Irlanda lì, questo tipo qua è quello sul cuscino perché richiede una lavorazione un pochino più lunga. Il vero merletto d'Irlanda vengono fatti motivi separatamente, poi imbastiti su un modello e poi riempiti con la Che rete. vuol dire vero merletto d'Irlanda? Nel senso che Che il merletto classico è questo fatto col cordoncino, i vari elementi sono fatti lavorando un cordoncino più grosso all'interno e il filo che normalmente è il 100, perché una volta lavoravano il 150, il 200, il 300, oggi si trova solo il 100 che è più sottile e quindi si formano tutti questi motivi e poi vengono uniti insieme da questa rete, poi viene sbastito tutto e rimane il lavoro in trasparenza. Ogni, questo ecco, ad esempio si chiama ferro di cavallo perché è effettivamente la forma del ferro di cavallo. Poi c'è la rosellina, questa è la rosellina semplice d'Irlanda, poi c'è la rosa d'Irlanda che è quella della coppia di asciugamani, che è fatta con tre colpi piolino triplo. Questo ad esempio è sottilissimo, è fatto con ferro di Franca, quando dici cavallo. il pippiolino cos'è? Pippiolino è quelle, sì, sono delle catenelle richiuse su se stesse e formano un motivo. Dopo abbiamo cercato di fare delle cose un pochino che si possono attualizzare di più, le borsettine, il collettino, abbiamo fatto gli orecchini, cose un pochino più vicine al mondo giovanile magari. Ma la marchesa, la nobile Guglielmi. che ha cominciato questa tradizione, lei da cosa si è ispirata? Come nasce? Viene tramandato però solo verbalmente perché non esistono testimonianze scritte della Fine persona, nome e 800. cognome della persona irlandese che è venuta ad insegnare questo punto. Ah, quindi Noi la marchesa ha portato una ha signora. portato, sembra una maestra dall'Irlanda o che era già al servizio lì e che ha insegnato questa tecnica alle isolane che comunque sapevano già lavorare la rete, il filè, perché erano mogli di pescatori, recuperavano le reti per la sopravvivenza, insomma, cercavano quando la pesca magari era scarsa, era stata proposta questa cosa proprio perché le donne aiutassero la famiglia con il lavoro che facevano. Parliamo di questo, E ricamo umbro antico. ricamo umbro antico che Abbiamo abbiamo parlato detto che della. viene fatto con l'ago e con un filo, noi normalmente usiamo questo filo che è del 12, numero 12 o numero 8, perché il tessuto deve essere abbastanza consistente perché tirando il lavoro
si estramerebbe o si creerebbero dei vuoti. E quindi la stoffa deve essere abbastanza consistente, il filo è questo, l'ago, e poi c'è un disegno. Noi abbiamo cercato di rispettare più o meno i disegni che ci sono stati un po' tramandati. E i punti sono punto erba e punto catenella, che sono i più comuni. Poi c'è il punto ricciolino, che è proprio tipico di questo lavoro. Questo ad esempio è il punto ricciolino, che forma queste... È difficile trovare la spiegazione nei vari libri che c'erano, se non te lo tramandava verbalmente non ci saremmo arrivati. Questo è il punto nodone, che è il punto palestrina lavorato doppio, col filo doppio. E poi gli altri punti, questo è il punto rilievo, che sono un pochino più caratteristici, e più ci sono le rifiniture, queste greche che girano intorno, che sono meravigliose, e queste rifiniture esterne, questi ad esempio sono i gattucci, vedi c'è la forma del gatto, le orecchie, sembra il musino di un gatto. E poi ci sono altre rifiniture, che sono ad esempio le mantonunce, che hanno la forma proprio della Madonna e piegano sempre la testa. E poi ci sono le pignattine, sono varie rifiniture e possono essere unite anche con altri pezzetti. Secondo me all'epoca avanzava un tessuto che costava e costa tuttora molto, e quindi per recuperare probabilmente hanno fatto dei quadrati, li hanno uniti insieme e sono dei lavori veramente belli.